Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi parlerò di un capolavoro della letteratura italiana, Il deserto dei Tartari, di Dino Buzzati. Pubblicato nel 1940, questo romanzo ha portato Buzzati alla notorietà grazie alla sua trama affascinante e alla sua ambientazione unica. Senza ulteriori indugi, scopriamo insieme questo libro straordinario. Introduzione. Il deserto dei Tartari è un romanzo che ruota attorno a un tema centrale, l'attesa della grande occasione, che trasforma una vita immutabile e senza tempo in qualcosa di palpabile e concreto. L'ambientazione principale è la fortezza Bastiani, una costruzione imponente e misteriosa, situata in una gola tra due catene di alte montagne e davanti a un deserto che, in tempi antichi, fu teatro dell'invasione dei Tartari. La fortezza Bastiani. La fortezza Bastiani è descritta come un luogo surreale e assurdo nella sua inutilità, ma al contempo è il fulcro dell'esistenza dei suoi abitanti. Qui, ufficiali e soldati vivono nella speranza di un'invasione che dia un senso alla loro presenza. La vita nella fortezza è scandita da rituali militari, turni di guardia e regolamenti rigidi, tutti finalizzati a una sorveglianza maniacale del deserto. L'assenza di tempo e luogo. Una delle caratteristiche distintive del romanzo è l'assenza di riferimenti specifici a luoghi e tempi. Questo conferisce alla storia un'aura di astrattezza e la rende universale, permettendo al lettore di immergersi in una dimensione onirica e fantastica. Realtà e fantasia. Buzzati utilizza elementi realistici per costruire un paesaggio che diventa ossessivo e misterioso. Montagne rocciose, deserti infiniti, notti, nebbie e tramonti sono descritti nei loro mutamenti di colore e luce, trasformandosi in veri e propri personaggi del romanzo. Questo paesaggio è strettamente legato ai protagonisti, in particolare al giovane sottotenente Giovanni Drogo. La vita di Giovanni Drogo. All'inizio del romanzo, Giovanni Drogo è un giovane sottotenente mandato alla fortezza Bastiani. Inizialmente deciso a chiedere un trasferimento, Drogo viene lentamente attratto dalla vita della fortezza e dalla speranza di un'invasione imminente. Scendendo in città per una licenza, si rende conto di non riuscire più a inserirsi nella vita normale e decide di tornare alla fortezza. Così, passa 15 anni in un'ansia di attesa che lo consuma, finché non si ammala proprio quando i Tartari sembrano finalmente comparire all'orizzonte. Il significato allegorico. Il deserto dei Tartari è un'allegoria della condizione umana, rappresentando il destino e l'illusione. La fortezza diventa il simbolo del destino umano, mentre il deserto riassume l'illusione e l'attesa di un momento di verità e gloria che potrebbe non arrivare mai. Conclusione. Il deserto dei Tartari, di Dino Buzzati, è un romanzo che esplora il tema dell'attesa e della speranza, utilizzando una narrazione dettagliata e una trama fantastica costruita con elementi realistici. È un'opera che invita alla riflessione sulla vita e sulla condizione umana, rendendola un capolavoro senza tempo. Spero che questo riassunto vi abbia incuriosito e vi spinga a leggere Il deserto dei Tartari. Se vi è piaciuto il video, non dimenticate di lasciare un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi i prossimi video. Grazie per aver guardato, e ci vediamo alla prossima! Ciao!